Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale per altri tutorial e di attivare la campanellina e lasciare un like se, vabbè, se il video vi è stato utilissimo. In questo nuovo video vi spiego come risolvere alcuni errori, problemi all'avvio di Formula 1 2022. Questi problemi vengono sempre causati da driver non aggiornati oppure problemi della scheda video. Quindi andiamo su gestione dispositivi. Cerchiamo la nostra scheda video, ovviamente scheda video, schede video, aggiorna driver, cerca i driver nel computer oppure cerca automaticamente i driver. Io cerco i driver nel computer, questo è il mio driver che è riuscito a trovare, faccio avanti. I driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati oppure andate direttamente su Windows Update e vedete se dovete fare qualche aggiornamento. Chiudete tutto, andiamo un attimo su gestione attività, sull'avvio che può anche causare questi problemi al crash perché troppe applicazioni aperte che si aprono da sole possono anche causare questi problemi. Quindi io ad esempio c'è questo programma Cortana, la famosissima Cortana, io l'ho disabilitata. Oppure il collegamento al telefono disabilitato, perché veramente tutte queste cose qua non mi servono. Ok, queste sono tutte le applicazioni che si avviano quando accendi il PC. Quindi chiudete qua. In descrizione vi ho lasciato due link per aggiornare i driver della vostra scheda video. Ovviamente andate un attimo in descrizione, cliccate su quei due link che vi porteranno su queste pagine. Seleziona la lingua. Mettiamo italiano, scarica. Sto scaricando questo driver. Scarico anche questi due driver, cioè questi tre driver. Io devo disabilitare l'antivirus perché non capisco perché me li blocca e poi non portano problemi. Ok, interrompi. Faccio ARM64, scarico. Scarico pure questo e scarico anche l'ultimo driver. Questi sono tutti i driver da installare. Faccio esegui come amministratore, sì. Accetto i termini e le condizioni di licenza. Accetto il contratto per questo, non installate Bing Toolbar. Vabbè, non supportato dal tipo di processore, questo lo posso togliere. Installo questo allora. No! Ho già installato questi tre driver, quindi non me li fa installare di nuovo, quindi... Il procedimento è questo, ragazzi, quindi mi raccomando, aggiornate la vostra scheda video. Poi per quelle di Nvidia vi consiglio di andare su Nvidia, questo qui, tutti i driver di Nvidia. Per quelle che hanno la scheda video Nvidia, scaricatevi questo pannello. Per quelli invece che hanno AMD, caricatevi quest'altro pannello, ok? Quindi grafica professionale, oppure processori con grafica, oppure direttamente processori. Questi sono i pannelli per tenere sempre aggiornata la vostra scheda video. Molto comodo. Quindi, spero tanto di esservi stato d'aiuto. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!